ne posso più. Scendo di casa senza pensarci un attimo, diretto da nessuna parte. Ho un appuntamento con nessuno e forse nessuno mi aspetta. Le ore sono strazianti quando cominci a contare il tempo. Non me ne è mai fregato nulla del tempo, ma il problema è che gli altri lo prendono come parametro. Sono un sacco amici del tempo e a me non mi frega niente del tempo. Quanto ci metto, quanto cosa. Sono qui, dove vado, sono qui. Non potevo fare nient'altro. Non la sopporto la gente del dovrei, del potrei, del sarei potuto essere, dell'avrei potuto fare. Non la sopporto proprio e mi dà fastidio. Mi dà fastidio perché sono io a dire avrei, dovrei, potrei. Mi do fastidio io. Mi sembro uno come tanti e a me le storie come tante mi fanno schifo. Ho rotto l'ennesimo motorino, comprato con i soldi che tenevo da parte ormai da anni. È brutto fare la fine di un motorino, aspetti anni, racimoli risparmi, semini tutto ciò che di più buono ci possa essere, poi ti rottamano, o forse ti rottami da solo perché sei insoddisfatto e ti senti un pezzo di carrozzeria reietto in uno sfascio di galarmino Togliatti. Se continui di questo passo rischi di ritrovarti soffocato nelle file d'apertura di un nuovo centro commerciale. Morto schiacciato per il telefono cellulare più brutto della storia. L'altro giorno ero al caffè letterario a miscelarti. Un mio amico mi aveva detto: ehi, vieni, sai, è un bel posto. Sì, un bel posto, ma lui non è venuto e mi ha detto: scusami, sono rimasto a casa a litigare con la mia ragazza. Lei pretende più tempo, più attenzione, più affetto. Ha ragione, la trascuro troppo. Eppure l'ho sempre trattata come una principessa. Non capisco proprio il mio amico. Lui sì che rimarrà schiacciato nella fila del centro commerciale. Sono le 4 e il locale è ancora pieno. La gente parla, parla, ma non so di cosa. Cosa avranno da dirsi? Cosa hanno in testa? Forse hanno bisogno di altro. Cos'altro ancora? Hanno una casa, un lavoro, una famiglia, un amico con cui litigare. Tutto ciò che hanno sempre cercato. E ancora non sono soddisfatti e non lo saranno da qui a chissà quando. Dava un aforisma di non mi ricordo chi. Sì, ma io la luce la voglio vedere in faccia. Sono le 6, è tutta la notte che la rincorro. Vado a salutarla, per educazione, per sentirmi meglio. Per sentirmi meglio. Corre veloce la corrente. Io corro di più.